Cosa ci manca da fare? Diamo un'occhiata ai due negozi. Tra l'altro, in uno dei due negozi dovremmo ricevere anche una piacevole visita da parte di Jules, ovvero un'informatrice che avevamo incontrato nel nostro passaggio in Albina. Allora, entriamo nel negozio di magicherie. In uno di questi due negozi dovrebbe esserci questa ragazza che dovrebbe darci un'arma piuttosto rara. Arcadiano. Otto, il mio amico d'infanzia, è sparito. Sarà scappato con qualche ragazza dalla città vecchia. Signore frivolo. In effetti abbiamo avuto un'informazione minima. Ecco la ragazza. Julie. Ecco, sbagliato a dire, ho detto Jules. Lasciami in pace. Non ci siamo già visti in Albina, ti ricordi? Sono l'informatrice Julie. Grazie. Mi dà un oggetto, la Salamander. Perché le ho dato una mano a raccogliere informazioni sui possibili tradimenti di una guardia. Vorrei cambiare foglie in piume. Cosa succede? Ah, mi dà una piuma nera, ok. Nel momento in cui ottengo 28 foglie, posso ottenere la piuma nera. Benissimo. Spero che mi facciano andare comunque al dove devo andare. Allora, diamo un'occhiata a quest'arma. Anzi, prima acquistiamo. Acquistiamo, vediamo che cosa ha di nuovo. Tundaga. E basta, direi. Sì, ho tutto, benissimo. Allora, prima di vedere che cosa cambiare nel nostro inventario, diamo anche un'occhiata all'ultimo negozio. Che è di tecniche, mi pare. Un negozio di tecniche, sì, esatto. Vediamo se ha qualcosa che ci può interessare, non penso. Penso che ormai abbiamo praticamente tutto. Però, si sa mai, magari una o due cose le possiamo acquistare. Che belle che sono le tecniche. Sono dei rotoli. Dei rotoli incisi con, appunto, delle spiegazioni. Il libro che avevo adocchiato è sparito. Che l'abbiano venduto? È molto, molto carina questa... questa idea delle tecniche. Non è neanche nuova, perché mi ricordo che quando giocavo a Shenmue... acquistavo, infatti ho tutto, acquistavo nuove tecniche, proprio dei rotoli. Le persone a cui facevo il piacere mi vendevano questi rotoli, io imparavo delle mosse e le potevo mettere in pratica. C'è un mappiere, vediamo se ha qualcosa che mi manca. La mappa della prateria, e finalmente. Bene, ok, adesso la mappa di Arcades. Beh, questa mi serve di meno perché l'ho già visitata completamente, però la si acquista lo stesso. Tra l'altro, già che ci siamo, diamo un'occhiata. Vedete? C'è un altro pezzettino. C'è un altro pezzettino. Che è quello che dobbiamo andare a visitare adesso. Qui c'è quello che ci fa il cambio delle foglie. Pubblicherò i miei studi sulle tecniche e diventerò ricco e famoso. Ma è così difficile, non ci capisco niente. Beh, parti male. Parti malissimo. Neoresidente. Mamma mia. Che libri complicati, voglio imparare tante tecniche, farmi forte e diventare un Casanova, ma non è così facile, anche perché sei bruttissimo e quindi è difficile. Bene, ho parlato con tutti quanti, posso proseguire con la quest principale, presentandomi al tassista con una piuma nera, cioè il massimo che in questo gioco si possa ottenere fino a questo momento, anzi penso per sempre. Bene, sono nei pressi del tassista, tra l'altro qui... vedremo un piccolo battibecco, un buffo siparietto tra Baltier e l'informatore Jules. Taxi guida, possiedi delle piume. Questo taxi va al quartiere Zenoble, dove diceva che ci avrebbe atteso Baltier. Sono estremamente veloci questi cosi, li ho visti passare prima a una velocità folle. Mentre esploravo la città, li vedevo sullo sfondo andare come dei treni. Eccoci arrivati. Spero che Baltier sia già qua. Eccolo. Era ora, ho avuto un'informazione da Jules. Dice che più avanti c'è una mini aeronave usata dal personale del laboratorio Draclor. La useremo per entrare dall'ingresso secondario, sbrighiamoci. Troviamo un salvo cristallo, lo usiamo al volo, anche perché stiamo per entrare in una zona un po' complessa. Ok, diamo un'occhiata anche alle persone qui intorno.
ci sono degli imprenditori, ci sono persone che hanno dovuto dare via le piume per comprarsi qualche cosa, c'è anche un bambino che si dà da fare, andare da una parte all'altra, scambiare informazioni. Sono un arcadiano a tutti gli effetti, quindi non prenderti troppe libertà, vedete come già sono viziati. Abbiamo un militare imperiale, bella questa divisa. Possono accedere a questa zona solo le persone in possesso di molte foglie, per salire ancora più in alto ci vogliono le piume. Vabbè, io una ce l'ho, ma una sola. È difficile trovare un gioco divertente, potrei rincorrere i militari, sì, esatto. Bravo. Parte un filmato. Vediamo i militari andare in quella direzione. Potrebbero esserci dei problemi. I cospiratori del Senato sono stati fermati. Le nostre forze hanno riportato perdite minime. Potete ritirarvi. Uno squadrone resterà qui per sorvegliare Draclor. Ok, quindi abbiamo l'informazione che il laboratorio comunque sarà protetto dalle guardie. Sembra che non ci abbiano scoperti, perché nessuno ci ha visti, anche perché hanno tirato dritto, ma forse hanno qualche altro problema. Allora, parliamo con questi personaggi, vediamo se hanno ancora qualcosa da dirci. Il panorama è bellissimo, eh sì. Cioè, oddio, beh sì, è bello, poco da dire. Manca ancora un po' la grafica di questi anni, però hanno fatto già tantissimo. Mi chiedo cosa abbiano da correre i soldati con così tanta foga. Le dà fastidio il rumore delle armature, in realtà i soldati hanno tutt'altro pensiero per la testa. Ho visto quel giudice poco fa, parlava del Senato, deve essere successo qualcosa. Ebbene sì, è successo qualcosa. Allora, se io vado in questa direzione, trovo una ragazza. Mi spiace, ma il servizio è sospeso, ci potrebbero essere dei problemi. Vabbè, nulla, stanno facendo i controlli. Non si può andare di qua. Allontanandoci, parte un altro filmato. Ce n'avete messo di tempo per arrivare? Avete fatto i turisti? No, per venire qui ci servivano delle foglie. Stai scherzando? Ne avevo date alcune a Jul perché ve le facesse avere. Cosa? Ecco Jul. Un bel guaio, eh? I giudici sono a Draclor. Entrare non sarà per niente facile. E Baltiar dice, ma scusa, ma abbi pazienza. Prima ti avevo dato delle piume, adesso te le sei tenute. Baltiar sospetta che Jul abbia volontariamente fatto perdere tempo a Van fino a che le guardie non si sono sistemate a dovere a palazzo. Quanto ti ha dato il ministero? Nessuna intenzione di vendere le vostre informazioni ai giudici. Ho un cliente molto più importante. Il laboratorio è diventato il regno di tuo padre, dovresti saperlo. Sulle ricerche del dottor Sid nessuno ha mai potuto interferire, nel Senato, né l'imperatore. Da quando Vayne al potere assoluto, poi, non trapela assolutamente nulla. E pensare che in tanti vorrebbero sapere. Gli oppositori dei Solidor, senza più l'appoggio del Senato. Gli agenti di Rosaria, allarmati dello sviluppo di nuove armi. Ecco a chi volevi vendere informazioni, aspettavi solo il momento giusto. E va bene, ma per ripagarvi ho parlato con l'autista, basta che diciate al solito posto e vi porterà al laboratorio Draclor. Con questo siamo pari. Oddio, neanche tanto. Funziona ancora così ad Arcades? Beh, sì, Baltiar gli tira una frecciata. Lo chiama Famran, che è il vero nome di Baltiar. Lui lo sa perché è un informatore. Bene, triste situazione. Siamo stati più o meno traditi dall'informatore. L'informatore, esattamente com'è il suo ruolo, ha rivelato dei movimenti. Ora, non penso che abbia detto che siamo noi, ma deve aver rivelato alle guardie che c'è un pericolo in arrivo. Quindi troveremo il laboratorio pieno zeppo di guardie. O almeno questo è quello che noi ci aspettiamo. Andiamo al solito posto. Sicurissimi. Ma allora tu e Jul siete amici, nonostante tutto sembrate in sintonia, non direi proprio. Come no, la sintonia giusta per prenderlo a calci. Ok. Baltiar è sempre più agitato.
Lo capisco perché stiamo per arrivare nel punto da dove lui era scappato, anni prima, anche da suo padre. Quindi immagino la tensione di questo rientro. Ecco il laboratorio visto da fuori, me l'aspettavo un po' meno esoso, ma è pur sempre ad Arcades, un luogo dove le case sono o belle o niente. Il laboratorio Draclor. Vediamo subito una caratteristica, cioè di alcune porte che hanno un laser rosso e alcune che hanno un laser blu. Questo sarà la chiave, la regola di questo, diciamo, dungeon. Dovrebbe esserci pieno di guardie, ma non le troviamo. E no, non siamo stati fortunati, vanne ottimista. Probabilmente hanno altri problemi altrove. Beh, procediamo con cautela, però approfittiamo sicuramente della situazione. Lo studio di Sid è all'ultimo piano. Ash sta pensando tra sé e sé. Ci stiamo avvicinando al termine della sua missione, quindi è ovvio che qualche pensiero la sfiori. Allora, perché dicevo la regola di questo dungeon? Alcune porte si aprono soltanto quando toccheremo determinate console che apriranno tutte quelle blu o tutte quelle rosse, in pratica. E alternatamente, cioè non potremo avere tutte e due i colori delle porte aperte, quindi dovremo aprire. In questo momento penso che siano aperte le blu, anche se quella è chiusa, perché quella penso che sia il bordo. Ah no, no, qua continua, quindi beh, vedremo adesso come procede la situazione. Rosse chiuse, ok. Rossa chiusa. Qua troviamo dei cadaveri delle guardie. C'è stato qualcuno che è entrato prima di noi e ha spazzato via la protezione di questo luogo. Qui ci sono alcune porticine, alcune di queste si apriranno, altre no. Per ora, forse questo piano non è toccato da questa regola. Lo vedremo più avanti, sicuramente, perché qua vedo porte di tutti e due i colori aperti. Una guardia imperiale. Aiutatemi. Ah, basta. Ok, pensavo che mi chiedesse qualcosa di specifico. Diamo un'occhiata alla mappa. Noi non abbiamo ancora questa mappa, però l'abbiamo quasi visitata tutta. Non ci sono ceste, ci sono soltanto un sacco di cadaveri. Qui c'è un ascensore che si può gestire da questi comandi, però volevo prima visitare anche la parte dall'altra parte, cioè di qua. Ok, direi che a questo punto, mappa alla mano, abbiamo già fatto tutto. Andiamo dove c'è l'ascensore e vediamo come funziona. Allora, dovremmo essere al piano 66 noi. Esatto. Possiamo andare al 67. Non mi pare che sia importante andare al 67, però lo facciamo per completezza, per esplorare un po'. Al 67° piano la situazione non è tanto diversa. Allora, mettiamo la mappa in sovraimpressione e muoviamoci per cercare di esplorare il più possibile. Qua si può entrare? No, non si può entrare da nessuna parte. Forse apriremo queste porte dopo. Arriviamo qua dove c'è un soldato imperiale. Non toccate il signor Sid. Tocchiamo qua al laboratorio. Si apre una porta. Ovviamente questo non è il laboratorio principale, però troviamo come se qualcuno fosse passato e avesse buttato per terra tutte le ricerche. Qualcuno privo di buone maniere, tra l'altro. Potrebbe essere qualcuno alla ricerca della Negalite, esattamente come noi? Valtir si dirige dritto verso quella che potrebbe essere la scrivania del padre. Scrivania che, tra l'altro, sembrerebbe ricordare. Parla di un Jagd. 6 years, never since you got back this. What madness found Il padre è andato in quel luogo per studiare appunto la Negalite e quando è tornato non era più lo stesso. Stanno chiudendo delle paratie, ci hanno scoperti, no? Ce l'hanno con qualcun altro. Fran suggerisce di stare cauti, invece Valtier dice approfittiamo di questo momento di confusione. Prende la chiave, quella chiave che avete visto prima, a parte che la mappa adesso ha dei problemi, la minimappa, quella chiave che
preso Baltier, ci apre tutte queste stanzette. Allora, le visito per sfizio. Alcune non contengono assolutamente nulla. Questa contiene dei ricercatori che si sono chiusi qua. Ok, ci spiega la questione delle paratie rosse e blu. Ok, ve l'avevo già spiegato. Qua c'è un salvataggio, ma per ora lo ignoriamo. Fastidioso questo che faccia il caricamento ogni volta. Questo è proprio fastidioso. Cioè mi rende l'esplorazione molto molto più lenta. Allora, qua abbiamo il comando delle paratie. Apro le paratie azzurre. Chiaramente si chiuderanno le rosse e mi consentiranno di muovermi però in alcune zone che non avevo ancora avuto modo di visitare. Allora, la rossa qua si è chiusa, ma posso entrare di qua? Ci sono dei nemici che vengono velocemente fraggati. Nemico anche sull'ascensore, poverino. Proviamo ad andare di qua. Questo viene tritato. Possiamo aprire questa. Qui c'è un altro controllo delle paratie. Momentaneamente non lo clicco perché voglio finire il giro. Questa stanza non si apre, mi pare. No. E qua è chiuso. Chiusissimo. Allora proviamo ad andare nell'altra direzione. Ma è chiuso perché appunto c'è giù la paratia rossa. Allora, noi possiamo tornare al piano 66 e vedere se è cambiato. Ah, c'è un altro cattivone qua. Mi sa che ne escono in continuo. 66. Potrei anche lasciare qua i personaggi? Ma non penso che sia così stupido il gioco da mettermi davanti a una possibilità di farm così. Potrei mettermi qui davanti se veramente a fasi alterne continuano a uscire nemici. Potrei andare in giro a lavorare, andare a fare due passi e tornare a casa magari con un paio di livelli in più. Chi lo sa. È anche vero che i punti esperienza che mi danno questi nemici sono davvero esigui. Allora, di qua non si passa. Però si passa di qui. Questa porta adesso è aperta. Non riesco a raggiungere nessun luogo diverso. Ah, però posso aprire questa porta. Cosa vi troveremo all'interno? Ah, vedevo il punto... Ah, uno scrigno. Una scheggia Equos e basta, quindi ben poca cosa. Possiamo andarcene. Allora, devo guardare tutte le varie stanzettine. Questa è una. Vediamo di raggiungerne un'altra. Passando di qua è tutto chiuso. Se invece passiamo di qui è tutto chiuso. Quindi ci siamo aperti proprio poco. Ci siamo anzi bloccati. Vabbè, allora dovremo andare ad alterare nuovamente le paratie. Benissimo, aperte le paratie blu. Vediamo cos'è cambiato al piano di sotto. E poi ci sposteremo al piano di sopra. Però prima di andare al piano di sopra dobbiamo ricambiare di nuovo tutto. Allora, questa stanza forse dobbiamo ancora visitarla. Ci sono altri ricercatori. Cosa sarà questo baccano? Allora, scopriamo che il dottor Sid è al 70° piano. Ok, torniamo all'ascensore. Qui è bloccato. Acciderbola, non possiamo. Allora, dobbiamo ricambiare e controcambiare dopo. Vabbè, però se non altro abbiamo parlato con quel ricercatore. Allora, facciamo diventare rosso, poi passiamo, andiamo nell'altro, facciamo diventare blu e ripassiamo di nuovo. Non è semplicissimo, non è semplicissimo. Però si va a tentativi, non è una cosa impossibile. Adesso passiamo, raggiungiamo l'altro punto dove cambiare e qui cambiamo. Se è possibile, se non è possibile,
torneremo. Anzi, penso che non funzioni, perché mi è parso di aver visto che c'era un'altra porta blu qua, che quindi ci tiene bloccati. Infatti, ci tiene bloccati. Non possiamo andare via di qua, dal 67° piano, con le paratie azzurre chiuse. Quindi non ci resta che andare al piano ancora superiore e magari lì trovare un interruttore. Allora, 68° piano. Se trovassimo un interruttore al 68° piano, possiamo poi ritornare al 66° senza passare dal 67°. Adesso qua dovremo trovare delle porte aperte, ovviamente. È un caricamento più lungo. Ok. Rossa, blu. Ok, qua è aperto. Prima era tutto assolutamente chiuso. Ah, i nemici si fanno agguerriti. Comunque, porticina. Potremmo trovare anche delle cavie. Ora qui non è il caso. Ah, adesso lo possiamo fare. Lo possiamo fare, facciamo subito. Vediamo cosa succede se apro le parati rosse. L'importante è riuscire ad arrivare all'ascensore. Se non ci riesco, anche qua non ne usciamo. Sì, no, non ce la si fa. Anche in questo caso non ce la si fa, a meno che non si possa fare il giro da qua. Allora, intanto qua controlliamo. C'è il più classico dei vicoli ciechi fine a se stessi. Arrivano soldati di un certo livello, eh. Comunque, apriamo questa porta. Ecco le cavi, come vi dicevo. Una strage. Giusto per farci perdere le uccisioni consecutive sui soldati. Non c'è nulla, no? Nulla di nulla. Farm inutile, potrei entrare e uscire da questa stanza e far fuori i topi per sempre. Allora, proviamo a passare di qua. Soldati. Altri soldati. Qua è chiuso. Qua possiamo andare. Qui c'è un altro interruttore. Ma adesso lo lascio un attimo così. Vediamo se riusciamo a raggiungere l'ascensore senza toccare nulla. Guardi, Va bene. Guardi che tirano magie. Eccone un'altra. Sì, riusciamo a raggiungere l'ascensore. Fantastico, quindi il piano 66 è alla nostra mercé. Ne arrivano altri. Level up, signori. Funziona. Allora, 66esimo.